Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua con il Pro Leader. Sono nella schermata classifiche generale, perché? Perché vi volevo ricordare, cioè di fare un punto della situazione. Siamo secondi con Van der Fosso a 3 secondi da Van Aert e a più 16 con Canter che è in decima posizione. Vi ricordo che questo è l'Eurotour, se vi ricordate nello scorso episodio siamo andati a caccia di settori di pavé e tra l'altro abbiamo anche fatto un bel lavoro. Nella maglia verde siamo terzi, abbiamo 15 punti di ritardo da Van Aert, quindi ancora tutto fattibile. Abbiamo la maglia bianca, siamo dodicesimi nei team, siamo sesti nella combattività. Quindi, vista le classifiche, così almeno ci siamo fatti un'idea, quest'oggi si rivà a caccia di pavé in questa quarta tappa. È un po' un peccato perché cioè, potremmo stare in gruppo, però io penso che andremo in fuga. Sì, anche perché poi 21 km finali non credo riusciremo a vincere perché non abbiamo il picco di forma in questa corsa. Quindi proviamo a vedere se riusciamo ad entrare in fuga per riuscire a prendere i settori di pavé esattamente come l'altra volta e magari un miracolo e riusciamo a rimanere in classifica generale. Ricordiamoci che questa tappa è tipo un mini Fiandre, quindi sarà molto difficile. Ed eccoci qua alla partenza con il nostro Van der Fosso, lo mettiamo qua davanti. Allora, ci servirebbe qualcuno di leggermente decente nel pavé dei nostri, però mi sa che è solo Canter, vero? Sì, quindi ci metteremo Aking in fuga insieme a noi, sarebbe buono. Quindi prendiamo Aking, mettiamo Van der Fosso a tirare un attimo al 70, buonissimo, che è già qua davanti il nostro Aking, perfetto, così almeno risaliamo, voilà, andiamo a riprenderci Van der Fosso. E signori, proviamo l'attacco. Aking attacca e vediamo un po' se ci lasciano andare. Ora è rischioso perché comunque siamo secondi in generale, quindi non so se ci lasciano andare, ma già che l'altra volta siamo riusciti ad andare in fuga in maglia gialla, mi porta a pensare che forse un minimo di chance di andare in questa fuga ce l'abbiamo. Ora collabora ovviamente, Aking deve assolutamente collaborare lui, cosa che però non sta facendo. Forse devo dargli gregario, no, devo dargli imposta ritmo alto, credo, no, ah ok, sì, ok, ora sta collaborando e direi che la fuga è già andata, quindi siamo perfetti, ma veramente perfetti. La fuga è andata in poco tempo. Abbiamo un compagno di squadra, quindi lavora lui. Ora direi che ci andiamo a fare anche i GPM a sto punto, già che ci siamo. Quindi stiamo subito qua. Non faccio neanche un taglio. Ah, c'è anche il settore in pavé. Allora attenzione, devo portarmi davanti. Devo portarmi davanti. Piuttosto spendiamo un attimo di energie, ma portiamoci davanti. Dato che segui attacchi ad Aking, sì. Allora, più che il GPM, a noi ci interessa il settore. E attenzione che The Wolf sembra voler andare forte in questo settore qua di pavé. Allora, noi rimaniamo davanti Girmay. Insomma, Girmay in fuga non è il massimo. Philipsen, mi sa che sono venuti per colpa mia che sono in classifica della maglia verde. Allora, vediamo se riusciamo a metterci davanti a Girmay senza ostacolarlo troppo come l'altra volta. Van Gestel del cavolo, occhio. Occhio, devo andare fortissimo per prendere sì i punti del GPM, ma soprattutto il settore di pavé. E direi che ce l'abbiamo fatta, grandissimo il nostro Van der Fosso, e infatti riusciamo a completare un obiettivo. Quindi penso che forse era già l'ultimo obiettivo di pavé, credo, non ne sono sicuro. Comunque nel dubbio ci andiamo a prendere gli altri. Tra l'altro c'è subito il GPM, allora ragazzi io direi che non stoppo neanche, cioè per ora non, nessun taglio insomma in questo video. Perché? Perché siamo già al prossimo GPM, quindi segui sempre gli attacchi al nostro Aking e noi concentriamoci. Ragazzi, io devo ammettere che non sono più capace a fare le discese in questo gioco, non mi chiedete perché. Non posso neanche lamentarmi dell'agilità perché è altissima quella di Van der Fosso, è a più. Allora, attenzione, parte il nostro Van der Fosso per provare a prendersi sì il GPM, ma soprattutto il settore di pavé. E attenzione che Van der Fosso spaziale si prende sia il settore che appunto il GPM. Andiamo ai prossimi GPM. Allora, siamo in realtà non in un GPM come vi avevo detto prima, ma in un settore di pavé, perché nel dubbio proviamo a passare primi anche qua, siccome non so se abbiamo già finito gli obiettivi del pavé, nel dubbio. Siamo qua, io non credo di averli finiti, quindi
facciamo bene a impegnarci, poi andiamo a fare i GPM dopo, insomma. Vediamo se riesce il nostro Van der Foss col minimo sforzo a prendersi il settore, direi proprio di sì, e ora possiamo andare ai prossimi GPM. Ed eccoci qua su questa quarta categoria, quindi un punticino per il primo. Vediamo se il nostro Van der Foss riesce a prendersi questo punticino. C'è interesse, no, per il GPM? Beh, penso di sì, ragazzi. 500 metri, proviamoci. Tanto fra poco c'è anche poi lo sprint intermedio, ricordiamoci che siamo secondi nella maglia verde, sarebbe, no, terzi, scusatemi, nella maglia verde, sarebbe opportuno prenderla, prendere il traguardo volante. Allora, riusciamo a fare questo punticino? Ah, ma non è vero che c'è sprint intermedio, c'era la cosa dello sprint perché è un circuito, ma in realtà lo sprint intermedio è bello lontano, ok ragazzi, sono fatto un attimo ingannare dai segnali. Andiamo al prossimo GPM, che tra l'altro c'è anche il settore di pavé di coefficiente 4, perlomeno rosso, insomma. Ed eccoci qua in questo GPM, il nostro Van der Foss che arriva a cannone proprio per tentare di imboccare per primo soprattutto il settore di pavé, vi ricordo, è quello rosso, quindi quello forse più importante della giornata, sarebbe buono svettarci per primo. Il problema è che, vedete, Wright e The Wolf avranno sicuramente la cosa pavé messa meglio di noi, l'abilità pavé messa meglio di noi, ecco. 400 metri, 300, allora noi ci proviamo, vediamo di chiudere un po' Wright. Ok, l'abbiamo chiuso abbastanza scorrettamente, lo so, lo ammetto, quando c'è da ammetterlo c'è da ammetterlo. Vediamo se però riesce a prendersi sì due punti, ma soprattutto il settore, direi proprio di sì, un grandissimo Van der Foss, infatti vedete che l'obiettivo ci serviva. Sì, l'abbiamo preso un po' scorrettamente, lo ammetto, ho chiuso abbastanza malamente Wright, però l'abbiamo preso, questo è l'importante. Ed eccoci qua, altro GPM, questa volta è solo GPM, non ci sono settori di pavé, quindi ci interessa meno, però comunque ci interessa, tentiamo di curare anche la classifica dei GPM a questo punto. 500 metri, Aking purtroppo si è già staccato, quindi si sta facendo riassorbire dal gruppo, ma ragazzi, mi sa che c'è disinteresse, io non vorrei che la maglia Poix sia già chiusa, il discorso maglia Poix, e quindi noi stiamo facendo GPM inutilmente. Ora mi prendo questi due punti, certo, bravo Dani, questa era la mossa giusta da fare, era perdere questi punti. Vediamo Van Gester 11, Van der Foss che è a 0, però ne abbiamo già presi, tolto questo, abbiamo preso 2, 3, 4, 6 punti, ce ne sono 7, 8, 9, 10, 11. Vediamo, in realtà è fattibile, in realtà possiamo ancora vincere di un punto perché mi sono lasciato scappare questo GPM. Quindi andiamo al prossimo, che c'è anche il settore di pavé, quindi io direi che non vi faccio neanche il taglio, tanto era vicino. Eccoci qua, occhio, il Kruisberg, ovviamente sono tutte le salite del Fiandre praticamente. Eccoci qua, Kruisberg, è il primo che abbiamo fatto? No, in realtà è proprio un altro, pensavo che fosse il primo che abbiamo affrontato in questa giornata dei GPM e di settore di pavé. Allora, Philips e Nevelita a capire cosa vogliono fare, ma in teoria loro sono qua per marcarci per il traguardo volante, quindi possiamo andare tranquilli, usciamo per primi dal settore di pavé, perfetto, vediamo di prenderci anche il quarta categoria a sto punto, già che siamo davanti, e ci riusciamo. Perfetto così, direi ancora non vi faccio nessun taglio perché in realtà il prossimo settore è lì, no, però non voglio collaborare, il prossimo settore è lì, quindi perché farvi tagli per due secondi. Eccoci qua, altro punticino in palio e c'è di nuovo il settore di pavé, quindi mi è sembrato di vederlo il settore di pavé, però ora mi vengono i dubbi perché non lo vedo, occhio, eccolo, è il Koppenberg. Ghirmai ti prego, a te non ti interessa il GPM, a me interessa più il settore, non mi interessa troppo il GPM, mi interessa più il settore. Vediamo il nostro Van der Foss che abbastanza piantato, però sta riuscendo a tenersi dietro Binyam, occhio. Ok, usciamo per primi e prendiamo anche il punticino, ottimo così, e ora andiamo al prossimo settore. Allora, riprendiamo qua dal traguardo volante, non dal prossimo settore, perché la fuga è stata ripresa, poi ne sono partiti altri, non mi sono più messo in fuga, tanto più o meno gran parte dei settori di questa giornata li abbiamo presi. Occhio che parte già De Mar, dobbiamo andare anche noi a fare traguardo volante perché vi ricordo che siamo in classifica per la maglia verde. Siamo partiti forse troppo presto perché qua va a salire il traguardo volante, vediamo però.
Primi? Primi del gruppo, 13 punti per noi, non male, direi molto molto bene. E ora credo che andremo al finale, a meno che non viene ripresa la fuga in questa quarta categoria che c'è il settore di Pavese, no, andiamo direttamente nel finale di tappa. Allora, siamo al GPM, tra l'altro sono partiti anche i primi attacchi di uomini importanti, per fortuna già ripresi. Siamo in questa quarta categoria perché la fuga è stata ripresa, quindi tanto vale provare a svettare per primi nel pavé. Il problema è che vedete l'accezione di Oliveira, mi è sembrato, sì. Però attenzione, il nostro Van der Fosso si porta davanti, ci vuole provare a svettare lui per primo e fa anche l'attacco, praticamente attacco per lui, riesce a prendersi, buonissimo che l'abbiamo fatto perché ci dà l'obiettivo, quindi significa che ci serviva ancora, ci prendiamo anche questo punticino. Ora rientriamo qua, però direi che non faccio nessun taglio, perché fra poco ce l'arrivo, basterà andare avanti veloce. Ho visto l'attacco di Jungers, ma poco ci interessa sinceramente l'attacco di Jungers. Ecco, già qua rischiamo. Attenzione, perché c'è stato di nuovo l'attacco di Oliveira, lì si rischia. E ora riprendiamo noi. Riprendiamo noi. Bravissimo Canter che si è infilato dietro ad Oliveira. Molto bravo il nostro Canter. E attenzione al nostro Van der Fosso, che vuole provare a fare classifica generale nonostante i tanti chilometri in fuga, perché ne ha fatti tanti, per prendere il settore in pavé. E attenzione che ora ci sarà l'ultima salita, Lode Quaremont, se ho visto bene come si chiamava l'arrivo, è Lode Quaremont. E sì, infatti, anche l'imbocco è quello. Quindi Lode Quaremont, vediamo di prenderlo nelle primissime posizioni. Buonissimo il nostro Canter, Canter, bella, bella tappa per ora. Bella tappa per ora per Canter, ma ora concentriamoci con noi. Con il nostro Van der Fosso che fa bene la curva, vediamo se allunga. No, non allunga. Non allunga, bravissimo Canter che segue Oliveira, gli sta lì appiccicato. E attenzione che ora inizia la sofferenza per Van der Fosso, perché il settore di pavé ci metterà in seria crisi, secondo me. Canter lo lasciamo fare la sua corsa, perché comunque anche lui in classifica. Attenzione Pogacar, attenzione Pogacar, Pogacar, McNulty, occhio. Occhio ragazzi, ancora Oliveira intanto ad impostare il ritmo. Arrivano tutti, Moritz, sono tutti qua. La gente da tenere sott'occhio. Il nostro Van der Fosso deve solo limitarsi a seguire e poi tenterà la volata nella fine, nel finale di tappa. Prenditi Ger anche te, Canter. Si è preso? Ger rosso, Canter. Attenzione, 1-4. 1-4. Ai ai ai, ragazzi, ci mettono un pochettino in crisi. Un chilometro, chilometro finale, occhio. Io direi di attaccare a Canter perché ha ancora energie, quindi perché non provarci con lui. E però è dietro di noi, sfiga. Sfiga vuole che sia dietro di noi. Attenzione, ripartiamo ora. Non vinceremo la tappa, però l'importante è che ci difendiamo. Proviamo a prendere magari qualche punticino per la maglia verde. Dai, dai. Vediamo, non credo di aver fatto la top 10, però ci siamo difesi nella classifica generale, quindi alla fine ti dirò buona tappa, abbiamo preso tanti settori di pavé, abbiamo fatto obiettivi in più, siamo ancora in classifica generale, direi perfetti, e ora si va alla cronometro finale. Allora, vince la tappa Moritz, secondo Van Barle, entrambi allungano su tutto il gruppo di 3 secondi, quindi poca roba. Gruppo che parte dalla terza posizione di Van der Poel, quarto Van Aert che quindi ci guadagna nella maglia verde, peccato. Noi comunque arriviamo undicesimi nel gruppo dei migliori, quindi comunque buonissima tappa da parte del nostro Van der Fosso che ha preso anche tanti settori di pavé. Classifica generale che ci vede sempre secondi a 3 secondi da Van Aert, ci raggiunge anche Moritz, attenzione, Canter è passato anche ottavo, quindi buono anche lui. Siamo secondi nella maglia Poin, non che ci interessi troppo, però comunque siamo secondi, buono anche lì. Terza posizione nella maglia verde, giudicando che c'è la crono finale, forse possiamo massimo arrivare secondi, ma la prima posizione ovviamente non riusciremo. Questo è uno dei nostri obiettivi, tentare di difendere questa maglia bianca. Il più pericoloso è Bissiger, credo, quindi sarà abbastanza difficile. Siamo dodicesimi nei team e secondi nella combattività. Si va, ragazzi, all'ultima tappa. 21 km, la cronometro Düsseldorf. Vediamo cosa riuscirà a fare il nostro Van der Fosso, che dovrà impegnarsi perché comunque è lì in classifica generale e quindi deve provare perlomeno a difendere la maglia bianca. Ed eccoci alla partenza della nostra ultima tappa di questa cronometro.
Direi che come Open Tour, se pensiamo che non avevamo neanche il picco di forma, come dimostra anche qua che abbiamo un meno 1, cioè secondo me è stato un grande Euro Tour e il picco di forma ce l'avremo nell'Open Tour, l'ultima corsa. Secondo me è stato un grande Euro Tour perché abbiamo preso un sacco di settori di pavé, quindi l'obiettivo principale l'abbiamo fatto. Siamo rimasti in classifica generale, abbiamo anche curato la classifica della maglia qua perché siamo secondi, abbiamo curato la classifica della maglia verde. Secondo me è stato un grandissimo Euro Tour. Ora sarebbe perfetto riuscire a difendere questa maglia bianca da Bissiger. La vedo un po' difficile anche con il meno 1 di picco di forma, però vediamo, si sa mai. Ora inizia un tratto di salita dove daremo tutto, e per tutto intendo proprio tutto il gel rosso. Ok, bene che siamo rimbalzati, e meno male anche, siamo rimbalzati. Diamo tutto, proprio voglio finire il gel rosso qua, in cima a questa salita. Perfetto, molto bene il nostro Van der Fosso. Vi ricordo che oggi non sarò in live, prendo un giorno di riposo come il Tour de France, insomma, e poi ritorniamo domani in live, comunque sempre canale Twitch in descrizione, passate mi raccomando. Ieri abbiamo fatto il Pro Team, se volete recuperarvelo andate appunto nel mio canale, trovate la live di ieri, insomma, tanto oggi non ci sono, quindi se volete recuperarvi la live di ieri, ben venga. Allora, attenzione, malissimo sta curva, mi sa che abbiamo perso molto, si poteva fare molto ma molto meglio quella curva, insomma. Ci stiamo sempre nella parte di discesa, tentiamo di riguadagnare il più gel rosso possibile, e ora che ritorna in piano, insomma, ritorna alla pianura, ritorniamo a dare il massimo. Allora, vediamo un po', 13 km all'arrivo, stiamo per arrivare al primo intertempo, sono curioso di vedere per capire se devo gestire la seconda parte oppure no. Allora, passiamo a 1 km a 11 minuti, secondo me siamo in linea con il tempo obiettivo, forse un pelino meglio. Vediamo. Al primo intertempo, Bissiger è primo, però al traguardo no, buono, buonissimo. Speriamo ragazzi, io voglio battere Bissiger, cioè mi piacerebbe difendere la maglia bianca perché penso sia l'unico obiettivo, perché battere Van Aert, dai. Ragazzi, non diciamo cazzate, insomma, Van Aert che è passato primo all'intertempo che abbiamo appena passato noi, ovviamente lui è partito dietro di noi perché è il primo in generale, è anche 11.48, ha fatto un grandissimo tempo, a meno che non va a calare nel finale, ma non credo. Allora, 8,5 km, occhio a questa curva, la fa molto bene il nostro Van der Fosso. Ora tentiamo di dare tutto quello che abbiamo, sembrerebbe il finale piatto oppure mi sembra che ci sia una leggera salita? No, è piatto, è piatto. È piatto, quindi fra poco possiamo accelerare e andare al 110%, insomma, vedete là dietro Van Aert, lo intravediamo, quindi non è un buon segnale. Non è un buon segnale per Van Aert, cioè, nel senso, non è un buon segnale se prendiamo come obiettivo vincere la corsa. Invece prendiamo come obiettivo battere Bissiger, non lo so se sia un buon segnale o meno. Allora, attenzione alle curve, molto bene il nostro Van der Fosso, le fa abbastanza bene. 5 km, occhio ancora sempre alle curve, che è quello il problema. 4,5 km, il nostro Van der Fosso comunque secondo me sta facendo una cronometro molto molto buona, sopra alle aspettative. Scopriremo solo a breve se è così o se è solo una mia sensazione. Dai, dai Van der Fosso, dai Van der Fosso, dimostra chi sei, dimostra chi sei. Van Aert sbuca fuori ora, significa che sta andando bello bello forte. Allora, manca pochissimo, quindi io accelererei. 1,5 km, dai. Ah, sta curva non me l'aspettavo che chiudesse così, mannaggia me ragazzi, chi se l'aspettava che chiudesse così quella curva. Attenzione che comunque il nostro Van der Fosso secondo me ha fatto una cronometro di grandissimo livello, è stato bravo il nostro Van der Fosso, passa meglio del tempo obiettivo di 5 secondi, che sappiamo che i tempi obiettivi su questo gioco sono belli difficili. Secondo me abbiamo fatto una buona tappa, vediamo nelle classifiche se siamo riusciti a difendere la maglia bianca, vediamo. Vince l'ultima tappa di questo Euro Tour Van Aert, quindi vince anche l'Euro Tour.
Seconda posizione Kunga 12 secondi, terzo Craig Andersen a 15, come quarto Bissiger sempre con 15 secondi. Noi arriviamo 31esimi con 46 secondi di ritardo, quindi significa che ci ha strappato la maglia bianca, penso. Infatti vedete la classifica finale che vede vincere Van Aert a 31 secondi Bissiger, a 34 Cavagna, 35 Van der Poel, poi Ganna, Campenaerts, Bettiol, il nostro Van der Fosso chiude ottavo, comunque in top 10 a 49 secondi esattamente come Moritz, quindi abbiamo fatto la stessa crono perché eravamo alla pari prima e siamo alla pari adesso, stessa crono con Moritz. Quindi ottava posizione in generale, molto buono se pensiamo che siamo anche andati in fuga, chiudiamo secondi nella maglia Poix. Chiudiamo terzi nella maglia verde, peccato non essere riusciti ad entrare nei primi 10, credo che da punti la crono, peccato perché di un punto solo siamo terzi, potevamo essere secondi. Maglia bianca purtroppo la perdiamo, quindi non vinciamo neanche una maglia, siamo piazzati però in tutte le classifiche, ma l'importante è che siamo riusciti a fare gli obiettivi del pavé. Undicesima posizione nei team, vabbè non è che ci interessi, secondi nella classifica combattività, proprio ci siamo piazzati ovunque. Però veniamo dunque, allora, a parte che siamo noni nella classifica Pro Cycling individuale, non abbiamo corso neanche le corse che danno più punti, quindi direi che abbiamo fatto un grandissimo anno per ora. Siamo tredicesimi nei team, quindi nella top 18 ci arriviamo sicuri, quindi il prossimo anno avremo tutte le corse a disposizione. Ma ora, la cosa più importante, ragazzi, ma quanti obiettivi abbiamo fatto? Siamo passati da pavé 68 a 76. Direi che è stato un grande Eurotour, un grandissimo Eurotour. Dobbiamo ancora passare primi in un settore di pavé classificato 4-5 stelle per ancora 3 volte per toccare tutti e due gli obiettivi, però dai ragazzi, cioè, che salto in avanti, la resistenza va a 77, il collinare va a 76 perché abbiamo vinto una tappa collinare, buonissimo, quindi va a 76, la volata va a 75 e il piano a 76, quindi siamo messi molto bene, ci manca la montagna. Ma nel prossimo episodio andiamo ad iniziare l'Open Tour ed è lì che ci proveremo a potenziare le nostre valutazioni di montagna e media montagna. Perché infatti vedete che abbiamo il picco di forma e ci sono tappe dove i GPM, ci sono di categorie, di prima categoria, che sono quelle che ci servono. Quindi ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare mi piace, ma anche a vedere in descrizione il mio canale Twitch, perché torniamo comunque domani in live, oggi no, però domani sì, come al solito dopo il Tour de France avvio la live e domani dovremo giocare il Pro Cyclist su Pro Cycling Manager. Nulla ragazzi, ciao ciao.